aperto fa due film in cantina, due omicidenti. Nella tua fredda stanza, guarda via stelle che tremano d'amore a te speranza, ma la mia mistero è chiusa in me, chi lo non saprà. Resignation syndrome, sindrome della rassegnazione, rimangono in uno stato di sonno permanente che non è coma e non è malattia e dormono anche fino a più di un anno. Okay. So the children which are affected from this particular syndrome fall into this stage which is not exactly a coma, they're just simply sleeping, yeah? And they could stay in this stage for about a year, even as long as a year. Questi ragazzi, questi bambini hanno età variabili, si risvegliano dopo tanto tempo lentamente, i genitori intanto hanno da fargli da caregiver, vengono alimentati con dei sondini, devono fare ginnastica passiva per impedire ai muscoli di irrigidirsi e è stato notato che il loro risveglio incrementava di velocità, i loro progressi miglioravano di più quando alla loro famiglia veniva dato effettivamente il permesso di soggiorno e quindi la tensione familiare realmente si distendeva.
Alright, so these kids, it was noted that they would wake up faster whenever the visas to their families were granted, okay? And they had to be alimented by tubes and passive gymnastic in order for their body not to decay completely. Siamo partiti da questo caso di cronaca per cercare una rivoluzione. Questo perché quest'anno c'è stato il primo caso in Grecia e quindi il paese di Eva l'abbiamo notato e siamo partiti da questo come punto comune. Il sonno nella dinamica attuale del mondo è un elemento improduttivo che impedisce alle persone di essere lavoratori H24, che impedisce di essere prodotti H24, sfruttabili H24. In quest'ottica noi cerchiamo di vedere il sonno come un atto rivoluzionario contro la direzione in cui va il mondo. La rivoluzione è nel sonno, ma anche la rivoluzione dell'individuo che alla pressione di un mondo a cui lui non riesce ad appartenere, di cui lui non è più cittadino, va altrove. Dov'è questo altrove? Dove sono queste persone mentre il loro corpo è qui? All right, so basically there's been a first case in Greece. Okay, so we took this particular case and started developing on this because we take sleep, so this particular sleep, as an element of revolution against being the ability of people of disfruting us 24 hours a day. So our case, the study that we are doing, is where do these people go when they sleep? So sleep as revolution. Partiamo quindi da questo concetto di c'è un qui e c'è un altrove. C'è un corpo da qualche parte che dorme, e in un altrove questo corpo è in un mondo immaginario, è un'utopia o è peggio della realtà? E le persone che sono in questo sonno collettivo si incontrano? Non lo sappiamo. Dove sono? Non lo sappiamo. E a partire da questo vogliamo sviluppare un progetto che abbia costantemente due linguaggi scenici. Uno sul palcoscenico con i corpi dei performer, un altro noi l'idea è che sia in realtà virtuale, con dei visori che permettano di cambiare, di vedere a un certo punto l'altro lato delle cose, sia che in scena ci sia il corpo dormiente e in realtà virtuale ci sia il mondo onirico, sia che viceversa in scena ci sia il mondo onirico e nel visore i corpi dormienti. So basically the idea of the project is analyzing the concept of here and beyond. So we have two scenic languages, two artistic languages when we put the show in motion. And we have performers, which will be the physical bodies of the people that are actually sleeping, and the beyond, which will be experienced and explored with virtual reality, right? So with visors, maybe for augmented reality also. Okay? Yeah. So in order to, and there will be two different languages in the show, so the above, the here, and the beyond. Speriamo con questo progetto di riuscire a a prendere dal punto di vista giusto questa questione della rivoluzione contro la società che preme, dal punto di vista del sonno, perché ci è sembrato un tema originale e soprattutto urgente rispetto proprio a questa crescente pressione che le nuove generazioni stanno subendo e a come questo ci sta trasformando senza che ce ne rendiamo conto. Alright, so we took sleep again as an element of revolution against this society that's constantly giving pressure on the people, especially on the new generation, the kids of today. They are feeling pressure everywhere all around us, and so we took sleep because we think it might be an original thematic to
to face revolution. E soprattutto perché è reale, perché questa resignation syndrome è reale. And especially because it's real, because this resignation syndrome is something that exists, so it's real. E non sappiamo in che lingua scriveremo, per ora io sto scrivendo in italiano, Bruno scrivendo, Eva dirige la parte teatrale, Mauro si occupa della realtà virtuale, tutto è aperto e possibile di cambiamenti e grazie per aver partecipato.